Le condizioni di salute di Kate Middleton sono in peggioramento, la giornalista spagnola Concha Caley, esperta di reali, ha rivelato durante il programma Fiesta di Telecinco che la principessa del Galles sta ancora lottando duramente contro il cancro. Caley ha spiegato che la cura non terminerà prima di agosto e che Kate dovrà affrontare un nuovo intervento chirurgico entro la fine dell'anno. Quest'operazione è parte di un lungo processo terapeutico iniziato mesi fa. A gennaio Kate ha subito un'operazione all'addome, dopo la quale le è stato diagnosticato un tumore. La sua ultima apparizione pubblica risale a dicembre. A causa di questo secondo intervento, l'agenda di Kate Middleton rimane vuota fino alla fine del 2024 e il suo ritorno in pubblico non è previsto prima del 2025. Caley ha aggiunto che si spera di avere maggiori informazioni sulla sua condizione con la conclusione delle cure e l'ulteriore intervento. Attualmente non è noto il tipo di cancro che affligge Kate, sebbene si ipotizzi possa trattarsi di un tumore femminile derivato da un'infezione grave. Nel frattempo, Re Carlo ha nominato la principessa Beatrice come sostituta di Kate per gli eventi estivi più importanti della corona. Anche la giornalista Pilar Eyre ha espresso preoccupazione per la salute di Kate. La guarigione della principessa 42enne sta risultando più complessa del previsto, causando tensione nella famiglia reale. Il principe William sta facendo tutto il possibile per garantire alla moglie le migliori cure disponibili, ma nonostante gli sforzi, Kate non si sta riprendendo velocemente. Il suo corpo è ancora debole, non riesce a camminare autonomamente e non ha completato il recupero dell'intervento subito a inizio anno, aggravato dalla chemioterapia preventiva.